Una festa ricca di tradizioni e di poesia, quella dello sposalizio del mare che si rinnova ogni anno dal 1445 a Cervia. Una grande festa del mare che segna anche l'apertura della campagna del sale e della stagione balneare, portando così l'augurio di buon raccolto. Lo sposalizio del mare è per Cervia l'evento identitario per eccellenza. Racconta la nostra storia, da dove veniamo e dove vogliamo andare. Da dove veniamo, perché chiaramente appunto un evento molto antico che racconta uno sposalizio, lo sposalizio dei cervesi col proprio mare, quindi un inno propiziatorio per la pesca, per la stagione, adesso noi diciamo anche per la nostra stagione turistica, per le nostre attività economiche legate appunto al mare e al turismo, ma anche verso il futuro, quindi, perché appunto solo riscoprendo i valori del passato, ricordandoli, facendone un attento studio, che si può guardare con più chiarezza dove si vuole andare per il futuro. Per le attività economiche naturalmente grande festa, città è piena di turisti, lo posso dire, ieri sera città assolutamente sommersa da persone sia a Cervia ma anche a Milano Marittima e nelle altre località del nostro comune. Questo ci dà molto sentore positivo per la stagione. Noi siamo contentissimi ovviamente di iniziare la stagione con il nostro sposalizio e sappiamo bene, come diceva la collega, che il pescaggio dell'anello è fondamentale anche per il buon andamento della stagione, quindi dita incrociate da parte di tutti, siamo qua che speriamo e auspichiamo, ma diciamo che i sentori già dalla primavera per le attività economiche sono molto positivi. Mi parlavano ieri sera di attività che dove c'era un'ora e mezza di fila da attendere per poter cenare, quindi direi che per essere solo il mese di maggio può essere un buon auspicio per il 2017. Giunta alla sua 573esima edizione, la manifestazione storica non perde però il suo fascino, con la celebrazione dell'antico rito in mare e la sfida della pesca dell'anello, una fede nuziale offerta quest'anno dalla città partner di Innsbruck, che i giovani cervesi sono pronti a ripescare ancora prima che tocchi la superficie dell'acqua, perché l'anello è il trofeo che promette fortuna e prosperità. Il corteo storico dei figuranti di Cervia insieme alle autorità si muove dalla chiesa del centro storico di Cervia attraverso le vie della città per arrivare al monumento ai caduti del mare, dove si depone una corona in segno di rispetto. Poi infine al porto sestante, tra la folla in festa, dove le barche piene di ospiti e turisti aspettano di uscire in mare aperto per accompagnare il vescovo a rinnovare l'antico rito del matrimonio con il mare. La rievocazione storica ha come sua origine un'antica leggenda. Nel 1445 Pietro Barbo, vescovo di Cervia, al suo rientro da Venezia, fu sorpreso proprio da una terribile tempesta in mare nel giorno dell'ascensione e per placarla diede impegno alle acque e l'anello pastorale, salvando così se stesso e l'equipaggio. Da allora ogni anno si rinnova la benedizione delle acque e il matrimonio con il mare. Nella cerimonia moderna l'arcivescovo benedice il mare con le parole «Benedice, o Signore, il mare Adriatico, in cui i cervesi e quelli che fanno affari con essi sono soliti navigare. Benedici queste acque, le navi che le solcano, i remiganti, i nocchieri, gli uomini, le merci». Successivamente viene gettato in acqua l'anello benedetto, che viene ripescato dai giovani cervesi suddivisi nelle squadre dei pescatori dell'anello. Pensate che l'11 maggio 1986 la cerimonia fu tenuta addirittura da Papa Giovanni Paolo II, giorno che la città di Cervia ricorda ancora con affetto, devozione e tanta commozione. Che peschi l'anello? Prima volta che riesco a prenderla, non prima volta che la faccio, ormai sono tantissimi anni. Quanti? Ah, boh, 18. Soddisfazione? È enorme, l'ho sempre sognata. Botte là sotto? Parecchie, ma sono belle così. Poi fuori tutti amici, è bellissimo. Grande Marcolotti! Grande Cervia!
e il circolo è ben contento di collaborare a questa che poi è una tradizione, quindi noi ci sentiamo fieri e cerchiamo sempre di fare le cose per il meglio, naturalmente, accontentando anche voi operatori del settore, naturalmente. Il lancio dell'anello è stato normale. Questo anello non va molto forte perché è legato con una serie di nastrini che rallentano il volo, per cui non va mai tanto lontano, cade sempre in questa area centrale, loro lo sanno, infatti sono tutti concentrati lì e questa volta però qualcuno è stato più veloce, lo ha agganciato al volo e dopo l'ha portato via. I gruppi che c'erano si sono combattuti sportivamente, però è una bella gara, tra di loro c'è una solidarietà, un'amicizia. No, ma è una manifestazione popolare, simpatica. Se succede come oggi, dove tutto fila liscio, è davvero una gran bella festa. Ogni anno Cervia, in occasione della festa, rinnova l'amicizia con una città partner che quest'anno, come già anticipato, è stata Innsbruck, città austriaca capoluogo del Tirolo settentrionale e dello Stato federato austriaco del Tirolo, ed è la quinta città più grande d'Austria. La presenza di Innsbruck a Cervia in occasione dello sposalizio del mare offre un altro importante momento di visibilità e promozione proprio per la città balneare. Quest'anno abbiamo voluto appunto chiamarla come città ospite proprio per sancire anche il nuovo collegamento ferroviario dal treno Monaco che appunto ferma a Innsbruck e nella stazione di Cesena che diventa treno fermata alta velocità e treni europei sia per Cervia che per Cesenatico. Quindi è per noi un momento anche, oltre che ritrovare dei vecchi amici di vecchia data, anche appunto un modo per celebrare questo collegamento turistico molto importante. Fra Cervia e la città austriaca di Innsbruck c'è un'amicizia di vecchia data che risale, pensate, al 1999, anno dal quale ininterrottamente Innsbruck partecipa proprio alla manifestazione Cervia Città Giardino. Era una grande esperienza per noi e congratuliamo con voi per una splendida festa, grazie. È la prima volta che abbiamo visto questa festa, è una festa che ha anche una ragione d'essere molto seriosa, e cioè bisogna capire che il mare non sempre è amico, può essere anche pericoloso e bisogna vivere insieme al mare ma in modo rispettoso. Troviamo Cervia una città bellissima, attraente, è una città turistica di alto valore. 573 anni di questa manifestazione a Cervia, allo sposalizio del mare, una manifestazione a mio avviso bellissima che sposa la città proprio con il mare. A riguardo, con lo sposalizio del mare diciamo diamo inizio alla stagione estiva, quindi invito tutti alla prudenza, tutti all'attenzione, soprattutto quando si fruisce della balneazione. È la manifestazione penso più bella di Cervia e credo sia nota in tutta Italia, quindi i miei complimenti all'amministrazione comunale per il successo, per la gente, per il turismo che porta a questa città. È veramente un qualche cosa di straordinario. Come sapete, la nostra città, una delle prime cose che fa quando organizza gli eventi è quello di curare in tutti gli aspetti, in modo particolare la sicurezza, sia in mare sia in terra. Tutti i volontari che hanno collaborato di protezione civile, delle pubbliche assistenze, in un modo veramente importante quest'anno, perché hanno seguito tutta l'attività di sicurezza dall'uscita della chiesa fino appunto al porto canale e poi dopo in acqua. Io credo che questo sia un bel risultato della grande sinergia e collaborazione che c'è fra noi, le forze dell'ordine ma anche del volontariato. Io ringrazio veramente i volontari delle Lanci CB, della Pubblica Assistenza di Cervia, della Pubblica Assistenza di Ravenna, della Croce Giallo-Blu e della Croce Rossa Italiana. E lo stand del ciclo pescatori di Cervia riscuote sempre un grande successo e questo diciamo è dovuto alla simpatia e alla grandezza dei volontari che noi abbiamo al nostro seguito. Noi utilizziamo pesce fresco, pescato di giornata, adesso è ovvio è il giorno precedente, però è buonissimo. Il pesce azzurro che tutti hanno da dire che non va bene, che è grasso e che puzza, invece non è vero. È un pesce molto ricco di omega 3, il quale fa bene e molto bene alla nostra salute. Assolutamente. Un'ultima precisazione: oggi il gemellaggio con Milano e oggi abbiamo messo la ciliegina sulla torta.
voi sapete perché io sono così entusiasta, è ovvio, è la mia città natale e aver concluso questo sogno che avevo da tempo e con diciamo un centro studi Grande Milano, diciamo è l'associazione più importante che ci sia a Milano, è composta da la maggior parte dei vice sindaci di Milano e poi della gente, l'avete vista anche voi, deliziosa, che ci ha accolto a Milano in una maniera veramente come amici, e difatti sono venuti qua come amici e non come diplomatici che fanno nella vita. Marco Lotti, un po' più tranquillamente volevo chiederti, ma sì, cosa succede quando siamo là sotto, là sott'acqua? Cosa succede? Dimmi cosa succede a tutti gli effetti. A tutti gli effetti succede che se c'hai in mano un pezzo di sta cordella tiri come se non ci fosse un domani, perché non capita spesso. Io sono da 16 anni che faccio la pesca e giù vale tutto. Quello che succede giù rimane giù. Tu hai preso dei colpi? I colpi si prendono, è che ti tengono sott'acqua, bevi e devi sempre sperare che la squadra sia vicina. Dove hai nascosto l'anello, te lo posso chiedere? L'anello, i vecchi insegnano ad infilarselo dentro la muta. So che io un pezzo che usciva fuori, quando sono venuto su per vedere se c'era la mia squadra vicino, non c'era, e mi ha dato una grossa mano il canalino. Filippo, ringraziamo anche Filippo il Giulianini, gli ho dato una mano io tante volte. Il signor Marcolotti, quello che l'anello, è lui, sì, il campione. La dedico a mio zio, che ha avuto un momentaccio, ha passato 6 operazioni, ma è ancora lì, che è un leone, che tira avanti. Io come fa lui ci ho provato e ce l'ho fatta, è qui. Questo è per te. Per uno che ama sta città ha un valore unico. Tu cosa fai nella vita, Marco? Faccio il commesso. Grande. Dove? Qui, da DAF 37 Milano Marittima, qui in centro. Diciamolo bene il nome. DAF 37 Milano Marittima, Rotonda Primo Maggio. Li ringrazio perché oggi è domenica e mi hanno dato la possibilità, visto che sanno che veramente io amo fare sta cosa qui. È l'unica domenica che prendo libera dell'anno. E direi che hanno fatto, avete fatto grazie, bene. Grazie a tutti, grazie al sindaco che compie gli anni e grazie veramente alla gente di Cervia e Milano Marittima che sono fantastici.